Un moderno caccia segue il suo nemico nella completa oscurità. Grazie al suo incredibile assortimento di sofisticati missili aria-aria a guida radar, volare di notte o di giorno non fa grande differenza. Ma non è sempre stato così. I pionieri dei combattimenti notturni iniziano a volare decenni fa, testando sul campo nuove tecnologie e tattiche che gli permettono di padroneggiare l'oscurità. State per volare a bordo dei grandi caccia del passato e del presente, come gli Hellcat, i P-61 Black Widow, gli F-3D Sky Knight e gli F-15 Eagle. Rivivete le battaglie, analizzate le tattiche, assaporate i duelli tra i signori della notte nel centro del mirino. Luglio 1944. Ore 4:40. Approfittando dell'oscurità, quattro aerei della VFN-76, una delle prime squadriglie di caccia notturna della Marina americana, fanno rotta verso l'isola di Chikijima, nel Pacifico. I quattro Grumman F-6F Hellcat sono dotati di radar, una nuova tecnologia che sfrutta le onde radio per individuare la presenza di altri aerei nel buio più totale. I loro quadricomandi brillano con una fioca luce rossa per non abbagliare il pilota. Il 21enne Buck Dangan è capo formazione. L'Hellcat era una macchina così stabile che ne eravamo tutti innamorati. Dangan e il suo gregario Johnny Deere si separano dal loro capo squadriglia. Ognuno trasporta una bomba da sganciare sulle navi ancorate nella baia di Futami. Il ronzio dei loro motori Pratt & Whitney si sente da chilometri di distanza, allertando i giapponesi della minaccia di un attacco. La contraerea nemica spara alla cieca, illuminando il cielo. Dangan si tiene alla larga dai traccianti e continua a volare orientandosi con l'altimetro, la bussola e l'orizzonte artificiale. Si chiama volo strumentale. Anche se i primi duelli notturni risalgono alla Prima Guerra Mondiale, è solo negli anni 30, con l'avvento di questa sofisticata strumentazione di bordo, che questo tipo di combattimenti e di navigazione diventa possibile. Ben presto Dangan nota un bersaglio in navigazione, un cacciatorpediniere di scorta. Abbiamo visto una piccola nave lasciare il porto protetta da un ombrello di fuoco. Allora ho detto a Johnny, attacchiamola al fianco dal basso. Gli Hellcat scendono a pelo d'acqua preparandosi a un rischioso attacco sulla fiancata. Dangan controlla con attenzione l'altimetro e l'orizzonte artificiale per evitare di finire in acqua. Gli artiglieri a bordo del cacciatorpediniere non sanno da quale direzione provenga il caccia. Dangan scarica sulla nave una violenta raffica con le sue mitragliatrici. Una pallottola da 12,7 mm è grande come il mio pollice e lunga altrettanto. 2400 colpi al minuto da 6 mitragliatrici puntate tutte sul bersaglio possono bucare qualsiasi cosa. Per favorire la visione notturna, gli Hellcat non usano traccianti. Le mitragliatrici fanno scintille anche senza traccianti, ma non bisogna guardarle. È necessario mantenere la vista al riparo dalla luce. Dangan e Deere salgono di quota con una brusca impennata, preparandosi ad attaccare la nave.
Ho detto a Johnny che sopra la via era libera e che, visto il cortese invito, avremmo attaccato dall'alto. Sotto di loro gli artiglieri non hanno ancora idea di dove siano i caccia. I giapponesi iniziano a sparare a pelo d'acqua. Dangan e Deer mitragliano il ponte, mirando al fumaiolo per centrare i motori. Sulla nave divampano le fiamme e si innalza una colonna di fumo. Ormai è condannata. Insomma, due Hellcat con sei mitragliatrici da 12,7 mm hanno affrontato una nave da guerra corazzata e sono riusciti ad affondarla. Senza essere individuati, gli americani si sono facilmente sbarazzati del cacciatorpediniere. Ora i caccia fanno rotta di nuovo sull'isola. Si separano per pattugliare il rispettivo settore. Nelle missioni notturne ognuno si prende una zona di competenza e qualunque cosa incontri è un nemico e si trasforma in bersaglio. Di colpo un'ombra li sorvola. È uno zero della marina giapponese con galleggianti anfibi. Gli statunitensi chiamano questi aerei Roof. Possono volare di notte in volo strumentale, ma non hanno un radar che li aiuti nell'oscurità. Senza farsi vedere, Dangan si avvicina al nemico, mettendosi in coda. Sapevo che trasportava il carburante nei galleggianti, perciò ho mirato al montante tra il galleggiante e la cabina di pilotaggio, sfiorando appena il grilletto. Lo zero va a fuoco e precipita. L'esplosione tradisce la presenza dell'americano. Di colpo, i traccianti illuminano il cielo notturno. Mi sono girato e ho visto tre RAF alle spalle che mi sparavano addosso. L'addestramento top secret di Buck Dangan sta per essere messo a dura prova. Nel 1943 il pilota si unisce al programma di caccia notturna della Marina, nome in codice Project Affirm, con base a Quonset Point, in Rhode Island. Questo programma, come tutti quelli di caccia notturna, impiegano una tecnologia che all'epoca è appena agli esordi, il radar. Il nuovo dispositivo sfrutta le onde radio per individuare oggetti al di là del campo visivo del pilota. L'energia radio viene trasmessa da un'antenna. Alcuni oggetti nel cielo ne riflettono una parte, rimandandola al detector. Questi segnali possono essere elaborati e usati per determinare la distanza, la quota e la direzione del bersaglio. Dopo la bomba atomica, per gli americani e gli inglesi, lo sviluppo dei vari tipi di radar era la prima priorità. I britannici usano dei radar al suolo per contrastare i bombardamenti diurni della Luftwaffe. Con l'aumento delle perdite, i tedeschi sono costretti a incursioni notturne. La RAF ha bisogno di un nuovo tipo di congegno. Qualcosa abbastanza piccolo da entrare in un aereo. Questo radar di bordo sostituirà gli occhi del pilota al buio, permettendogli di avvicinarsi furtivamente al nemico e di abbatterlo senza essere individuato. Si trattava di apparecchiature piuttosto ingombranti. Inoltre avevano bisogno di molta energia che gli aerei dell'epoca non erano in grado di fornire. Allora gli inglesi si dedicarono allo sviluppo di modelli in grado di essere montati a bordo di grandi velivoli bimotore. Questo nuovo radar, chiamato Airborne Intercept, permette ai caccia notturni di individuare aerei nemici nella totale oscurità. Nel 1940 gli inglesi condividono la nuova tecnologia con la marina americana. Nel 1942 anche i monomotori possono montare i radar.
Nasce così Project Affirm, il primo programma americano di addestramento alla caccia notturna. Ma adesso il pilota Buck Dangan è nel mirino di tre RUF giapponesi. Per fortuna il suo gregario è in zona e non è stato ancora individuato dal nemico. Mi ha chiesto: Buck, tutto bene? Ho risposto che avevo compagnia e non volevo tenermela tutta per me. Così lo invitavo ad unirsi alla festa. Dangan è qui. Deer è qui. Il capo formazione intende portare i caccia nemici sulla linea di tiro del suo gregario. Johnny Deer entra in azione usando il fuoco giapponese come punto di riferimento nell'oscurità. Il suo Hellcat abbatte due dei tre RUF, ma un terzo è ancora alle calcagna di Dangan. L'americano intende invertire al più presto la rotta per affrontare il suo inseguitore. Sono stato velocissimo. Ho dato una brusca decelerata, rovesciandomi con una curva U per dirigermi sul caccia nemico. Lui ha continuato a puntarmi, facendo fuoco. Mi è bastata una breve raffica e lui è esploso. Ancora una volta Dangan e Deer si separano a caccia di bersagli. All'orizzonte affiora la fioca luce che precede l'alba. Di colpo il capo formazione nota altri traccianti diretti contro di lui. Lo hanno scoperto. Ho visto un aereo distante circa 4 chilometri che mi arrivava addosso sparando all'impazzata. L'inesperto giapponese ha aperto il fuoco troppo presto ed esaurisce le munizioni. Dangan punta con attenzione il mirino sulla silhouette del RUF, poi spara. È stato fin troppo facile. Ma stanno arrivando altri caccia nemici e presto l'alba illuminerà il cielo. Poi me la sono vista con un tipo in gamba, a cui piaceva giocare a nascondino. Hellcat è qui. Un altro RUF è qui, mentre cerca di entrare in un banco di nubi. La visibilità è già vicina allo zero. Solo un pilota abilissimo proverebbe a duellare di notte in un banco di nuvole. Ma Dangan è sicuro di sé e determinato. L'americano accelera, inseguendo il giapponese nell'oscurità. 4 luglio 1944. Nella quasi totale oscurità, a bordo del suo Hellcat dotato di radar, il pilota della marina Buck Dangan insegue un idroplano giapponese in un banco di nubi. È sparito in mezzo alle nuvole, poi è ricomparso in una zona del banco meno densa. Allora gli ho sparato una scarica alla cieca, tanto per fargli capire che aveva compagnia. Il giapponese deve fare qualcosa per togliersi di dosso il tenace rivale. Tenterà di lanciarsi in un avvitamento in discesa, sperando che Dangan finisca per superarlo, perdendone le tracce a causa del buio. Il RUF solleva il muso e inizia la manovra. Ma l'americano ha già capito tutto. Si impenna per evitare di passargli davanti, poi anche lui lancia il suo Hellcat in un avvitamento. È una manovra semplice. Tiri indietro la cloche e azioni il timone sinistro o destro. Il muso si impenna e l'aereo si trascina giù in questo modo. Mentre precipita, l'Hellcat si avvita vorticosamente. Ma Dangan ha tutto sotto controllo, aspetta solo il momento buono per recuperare l'assetto. Per smettere basta invertire il timone e spingere la barra in avanti. L'avvitamento si interrompe immediatamente.
Il Roof riemerge dalla manovra. L'americano spinge leggermente in avanti la cloche azionando il timone destro. Hellcat risponde subito. Poi, con un volteggio, si piazza alle spalle del giapponese. Ho visto che stava ammarrando in una baia piuttosto distante. Mi sono reso conto che se avessi sparato verso l'alto, con un angolo di elevazione di circa 20 gradi, le mie pallottole sarebbero ricadute, finendogli addosso. Senza più traccianti, Dangan si affida alla caduta balistica dei proiettili per centrare il Roof. Un nugolo di colpi sfiora l'aereo in fase di ammaraggio. L'Hellcat spara una seconda volta. I proiettili incendiari colpiscono la fusoliera. È un piccolo capolavoro di perizia aeronautica. Il caccia sfreccia accanto al rottame e riprende quota. L'alba si avvicina, tra poco la missione sarà completata. L'antiaerea giapponese ha aperto di nuovo il fuoco senza preoccuparsi del rischio di colpire i propri aerei. Stavo segnando la posizione della batteria antiaerea quando ho sentito un'esplosione sulla fiancata sinistra. Mi sembrava di essere stato colpito alla spalla. Allora ho abbassato lo specchio per darmi un'occhiata. Di solito ho un colorito rossastro, ce l'ho sempre avuto. Invece la persona che mi stava fissando era bianca come un cencio. Mi sono detto, non voglio più rivedere quella brutta faccia. E ho tirato sullo specchio. L'F-6F Grumman è stato colpito dal cannone da 20 mm di un Roof. Una scheggia si è conficcata nella spalla sinistra, alla clavicola a pezzi. In queste condizioni non può combattere. Faceva un male terribile, quindi sapevo che non era grave. Mi sarei preoccupato se non avessi sentito nulla, ma avevo schegge nella spalla e nella schiena ed era davvero doloroso. Dangan stabilisce un contatto radio con Johnny Deere. Anche il suo aereo è stato colpito. Separati, fanno rientro nelle acque sotto il controllo americano. All'alba, il capo formazione effettua un atterraggio di emergenza sulla portaerei Yorktown. Le sue ferite mettono fine alla sua carriera militare. Le tre vittorie ottenute il 4 luglio 1944 portano il suo totale a 7. Ora è un asso dell'aviazione, un pilota da caccia di grande efficacia. La Marina e il Corpo dei Marines puntano sui caccia notturni monoposto come l'Hellcat dotato di radar. Invece l'aviazione dell'esercito preferisce sviluppare un tipo di aereo completamente nuovo concepito proprio per queste missioni, il Northrop P-61 Black Widow. Il P-61 è l'unico apparecchio della Seconda Guerra Mondiale progettato da zero per la caccia notturna. L'unico. Alla fine del 1938, in questo settore, RAF e Luftwaffe erano all'avanguardia. Il P-61 è il risultato di tutto quello che gli americani avevano imparato dall'aviazione inglese. Gli ingegneri sanno che un buon caccia notturno deve avere tre cose: velocità, armamento pesante e un radar eccellente, proprio come il P-61. È dotato di due motori Pratt & Whitney R2008 che assicurano punte di circa 600 km orari. Aveva tre uomini di equipaggio, un mitragliere, un addetto al radar e un pilota, quattro cannoni da 20 mm e quattro mitragliatrici da 12,7 mm. Una dotazione fondamentale del P-61 è il radar Airborne Intercept, che funziona in maniera simile a quella dei precedenti caccia notturni. Un'antenna rotante sul muso emette particolari onde di energia radio chiamate microonde.
Questa energia viene riflessa da qualsiasi aereo entro un raggio di 8 km. Questi riscontri vengono elaborati dall'operatore radar e usati per individuare il nemico nella totale oscurità. Al Jones, pilota da caccia notturna di discreta esperienza, ha volato col P-61 sui cieli d'Europa. Era un grande apparecchio. Fermo a terra, aveva un aspetto un po' goffo, ma era molto agile e reattivo. Pur entrando in azione verso la fine della guerra, l'aereo diventa un'icona della caccia notturna. Aprile 1945. Senza essere notato, un solitario P-61 Black Widow, pilotato da Jones, sta girando attorno a un aeroporto tedesco. Il pilota e il suo operatore radar Lefty Rudowski stanno aspettando il rientro alla base dei caccia notturni nemici. La loro è una missione di incursione. Eravamo nel cuore della Germania e i Lancaster si apprestavano ad effettuare un bombardamento su una città tedesca. Li abbiamo visti allontanarsi verso sud. Il radar del Black Widow scandaglia il cielo alla ricerca di prede. Il mio operatore radar raccolse un segnale. Un apparecchio si stava avvicinando all'aeroporto. L'aereo nemico è qui. Jones è qui. Rudowski cercherà di guidare il pilota in posizione di tiro servendosi solo del suo radar. L'operatore usa due raggi per individuare il tedesco. Il raggio A indica la distanza dall'obiettivo. Il B, la sua quota rispetto al muso. Grazie a queste informazioni può dare istruzioni al pilota. Per prima cosa Jones deve virare a destra. In pieno territorio ostile, l'invisibilità è il loro unico alleato. Dovranno posizionarsi in coda al velivolo tedesco senza farsi scoprire. Ben presto Jones vede il bersaglio. È un ME-410, un bimotore usato spesso in missioni notturne. Lo abbiamo seguito. Sorvolava la pista a circa 100 o 150 metri di quota, come per atterrare. Senza farsi notare, il P-61 si avvicina e si prepara a far fuoco. Tutti i pezzi erano pronti. Potevamo scegliere se sparare solo con le mitragliatrici, coi cannoni o con entrambi. Di notte basterà una raffica a rivelare la sua posizione. Jones mette il bersaglio nel mirino con attenzione. Poi preme il grilletto. L'aereo tedesco precipita in fiamme. Dall'aeroporto si scatena il fuoco della contraerea. L'americano riprende quota e dà gas, ripartendo bruscamente. Incredibilmente, rientra alla base incolume. La Seconda Guerra Mondiale getta le fondamenta per questa specialità e dà impulso all'innovazione tecnologica. Ma lo sforzo per conquistare il predominio nei cieli notturni continua anche con la nuova era dell'aviazione, quella dei jet. I duelli aerei combattuti ad oltre 800 km orari, nel buio più assoluto, metteranno alla prova i piloti come mai prima d'ora. Il 12 gennaio 1953.
Una formazione di bombardieri B-29 si avvicina all'obiettivo in località Sinuiju, in Corea del Nord, scortati da F-3D Sky Knight del Corpo dei Marines. Questo caccia è equipaggiato con un potente radar. È uno dei primi jet progettati appositamente per le missioni notturne. Si è subito guadagnato il nome di Willy, la balena. Sembrava una balena nera. Pilota e operatore radar sedevano accanto. Era un bimotore dalla fusoliera enorme, con un grande radar. Grazie a 4 cannoni da 20 mm, aveva un'enorme potenza di fuoco. Il radar dell'F-3D copre un angolo di 170 gradi sul muso e di 144 gradi in coda. Il maggiore dei Marine, Jack Dunn, pilota uno degli Sky Knight. Assieme a un altro caccia, girano attorno ai bombardieri per ottimizzare la copertura dei loro radar di bordo. Mentre i B-29 sganciano il loro carico, i radar scrutano il cielo alla ricerca di minacce. Poi, dalla base a terra scatta l'allarme. Ci sono dei MiG in volo, ma non stanno ingaggiando. I B-29 iniziano il rientro. Di colpo, un MiG-15 sfreccia di fianco allo Sky Knight. Per qualche motivo il radar non lo ha segnalato. Probabilmente stava arrivando da un angolo al di là dei 170 gradi, quindi al di fuori della sua copertura. Dunn agisce d'impulso e si lancia all'inseguimento del MiG. L'operatore radar Larry Thornton cerca di rintracciare il bersaglio. Mentre l'F-3D guadagna terreno, Dunn non crede ai propri occhi. Il caccia ha lasciato accese le luci sulle ali. Non era una procedura standard, qualcosa non andava. Ha pensato subito a una trappola. Dunn è un pilota intraprendente, disposto a rischiare il tutto per tutto. Accelerando, si avvicina al caccia in fuga. Era la tipica mentalità di un Marine. L'unica cosa che gli interessava era abbattere l'aereo nemico. Di colpo, delle luci abbaglianti illuminano la cabina. Dal basso i proiettori seguono i movimenti dell'F-3D. Subito si scatena il fuoco delle batterie contraeree. L'abitacolo era illuminato a giorno. I proiettori li avevano scoperti, permettendo alla contraerea di inquadrarli. L'unico modo per individuare il MiG è col radar di bordo. Toccherà a Larry Thornton impartire a Dunn le istruzioni necessarie a ingaggiare il MiG-15. Si tratta di un avversario veloce e agile. È un caccia ad ala a freccia, equipaggiato con 2 cannoni da 23 mm e un terzo da 37 mm. È stato progettato per salire ad alta quota e distruggere i bombardieri americani. È un velivolo molto più veloce e dotato di un armamento più pesante. L'inferiore velocità dello Sky Knight gli consente virate più strette. Ma di notte il vantaggio maggiore è rappresentato dal suo radar di bordo. Dietro il radar aveva una portata di 6 km. Se un MiG avesse tentato di mettersi in coda a un F-3D, il pilota se ne sarebbe accorto e avrebbe potuto effettuare subito una manovra evasiva. Inoltre il radar facilitava il puntamento delle armi. Aveva una portata di 3600 metri. Quando individuava un bersaglio, il pilota si avvicinava al nemico. Una volta portata di tiro, il radar agganciava le mitragliatrici al bersaglio. A quel punto bastava aprire il fuoco. Mentre i proiettori scandagliano il cielo alla ricerca dell'F-3D, Jack Dunn si affida solo alle istruzioni del suo operatore, il sergente Larry Thornton. I colpi dell'antiaerea esplodono dappertutto. Si diceva che volare su un caccia notturno equivale a guidare una volante impegnata in un inseguimento. Ma è come se l'autista fosse cieco e per tutto il tempo dovesse affidarsi a una persona che gli spiega cosa sta facendo l'auto in fuga, quando svolta, quando accelera o rallenta. E tutto questo al buio. Il jet sfreccia verso terra.
Sgusciando tra i fasci dei proiettori, Dan cerca di mettersi in posizione di tiro. È buio pesto e lui vola mentre Thornton gli sta dicendo: ormai ci sei, ti stai avvicinando, non perderlo. A 700 metri il radar dell'F3D aggancia il bersaglio e aggiusta il reticolo per aiutare il pilota nell'allineamento al caccia nemico. Dan apre il fuoco. Il MiG viene colpito, ma non molla. Il pilota nordcoreano decide di lanciarsi in picchiata. L'americano lo segue con un occhio all'altimetro. Dovrà fare in modo di abbatterlo e avere tempo sufficiente per riprendere quota. Il MiG sfreccia verso il suolo, seguito a ruota dall'americano. 12 gennaio 1953. Il pilota dei Marines, Jack Dunn, si lancia in picchiata dietro a un MiG-15. L'americano deve abbatterlo, lasciandosi il tempo necessario a riprendere quota. Il suo sguardo oscilla dall'altimetro al bersaglio. Disponeva già della velocità necessaria ed era a portata di tiro. Tre brevi scariche e il caccia ha preso fuoco. I letali proiettili del cannone da 20 mm attraversano il cielo notturno e squarciano il MiG. Dan tira a sé la cloche con violenza, lottando contro la gravità. Il suo F3D riprende quota, lasciandosi alle spalle le lamiere fumanti del caccia nemico. Poi accelera e fa rotta verso la base. La sua determinazione ha pagato. Ha ottenuto la prima vittoria, una delle sole sei ottenute dai Black Widow in tutta la guerra di Corea. Il conflitto asiatico dimostra che la guerra notturna a bordo di jet è possibile. Nei decenni successivi i caccia migliorano sensibilmente. Possono operare di notte e con qualsiasi tempo. Una volta finita la guerra di Corea, la tecnologia è diventata ancora più sofisticata. Per abbattere il nemico ora bastava agganciare il bersaglio e sparare. Le armi facevano il resto. Tutti i modelli iniziano ad essere equipaggiati per combattere di notte e in ogni condizione meteorologica. In Vietnam, il caccia notturno è ormai diventato un ricordo del passato. Il numero di aerei con quelle caratteristiche ha continuato a diminuire. Nella Seconda Guerra Mondiale esistevano 4 o 5 modelli diversi: l'Hellcat, il Corsair, il P-61, il Bowfighter. Poi si è arrivati a un punto in cui qualunque aereo militare poteva operare indifferentemente di giorno e di notte. Dopo il Vietnam, gli Stati Uniti, più di ogni altra nazione, perfezionano tattiche e tecnologie per i combattimenti notturni e l'ingaggio di avversari oltre il raggio visivo. Nessun altro caccia incarna questi progressi meglio dell'F-15 Eagle. 20 marzo 1999. La prima notte dell'operazione Forza Alleata. Gli aerei della NATO, l'organizzazione del Patto Atlantico, entrano in territorio serbo. La massiccia forza di attacco multinazionale impiega F-15 Eagle nel pattugliamento aereo. Uno di questi voli è guidato dal maggiore Robert Renner, segnale di chiamata Cricket. Nel 1995 avevo partecipato a missioni sull'Iraq, ma all'epoca pensavo che in questo caso sarebbe stato diverso. Non si trattava solo di vigilare sul rispetto di una no-fly zone. Qui si faceva sul serio. Il suo capo formazione nella squadriglia da 4 è il tenente colonnello Cesar Rodriguez, segnale di chiamata Rico. È un pilota di grande esperienza. Ha già abbattuto 2 MiG nell'operazione Tempesta nel deserto.
Nella squadriglia eravamo solo in due ad aver combattuto in Iraq. Avevamo una nuova generazione di piloti da caccia, a mio avviso meglio preparati tecnicamente rispetto a chi, come noi, aveva partecipato a Tempesta nel deserto. Erano avvantaggiati dai progressi tecnologici fatti dopo quel conflitto. Poco dopo essere arrivato in zona, Rico capta sul radar un aereo sconosciuto. In ogni momento del giorno o della notte, i moderni piloti di caccia si coordinano con un AWACS, il sistema di controllo e allarme aviotrasportato. Gli AWACS e gli F-15 usano sofisticati radar e strumenti elettronici per illuminare il teatro delle operazioni di notte. Un aereo radar di stanza sul nord Italia conferma il contatto di Rico. È un MiG-29 dell'aviazione jugoslava. Il velivolo, nato negli anni 80, è un caccia a superiorità aerea capace di toccare Mach 2. Usa missili a guida termica e a guida radar a lungo raggio. Negli anni 70 l'F-15 Eagle è il primo caccia americano progettato appositamente per il combattimento aereo dai tempi dell'F-86 Sabre. Il suo radar può identificare e stanare bersagli a 150 km di distanza, di giorno e di notte. L'F-15 di Rico aggancia il MiG in arrivo quando è ancora a 60 km. È stato un momento incredibile. Eravamo a più di 9.000 metri di quota, a una velocità di Mach 1,4. Mi sono preparato a imbucare la raccomandata, come si dice in gergo, e ho fatto fuoco. Lo ricorderò finché campo. Lo sento chiamare Fox 3 alla radio, il che significa che aveva appena lanciato un AMRAAM sul MiG-29. Allora da 30 km di distanza vedo questo puntino luminoso che si stacca dal suo aereo e cerca il bersaglio. All'inizio il missile viene guidato dall'F-15. Poi entra in funzione il suo sistema a guida radar attiva. Mentre attraversa il cielo notturno, l'arma effettua piccoli aggiustamenti. Pochi secondi dopo, l'impatto. In quel momento stavo sorvolando un terreno montagnoso coperto di neve. Il fuoco provocato dall'esplosione è stato moltiplicato dal riflesso delle montagne attorno a noi. Era come se di colpo, nello stesso istante, fossero stati accesi tutti i riflettori di due o tre campi da football contemporaneamente. Qualcosa del genere. Rico Rodriguez ha abbattuto il suo terzo MiG. È una straordinaria dimostrazione dell'importanza della tecnologia nei duelli aerei moderni. Ma altri caccia sono decollati per difendere il loro spazio aereo. A nord di Rico e Cricket entra in azione un altro pilota di F-15, il capitano Mike Schauer. Segnale di chiamata, Dozer. Ha appena saputo via radio dell'abbattimento del MiG. L'AWACS ci ha comunicato che a sud c'era stato un ingaggio e che un missile era andato a segno. Una chiamata del genere ti fa alzare il livello di attenzione. I sensi di Dozer sono in allerta per la presenza del nemico. Controlla il radar di continuo. È l'unico modo che ha per scrutare l'abisso di oscurità che lo circonda. Presto si troverà coinvolto in uno dei più intensi duelli aerei dell'intero conflitto. ...24 marzo 1999. A bordo del suo F-15 Eagle, il capitano Mike Schauer, segnale di chiamata Dozer, scorta una formazione di F-117 verso i loro obiettivi nei pressi di Belgrado. I bombardieri Stealth sono praticamente invisibili di notte, ma non hanno armi da difesa aria-aria. Dozer e altri tre F-15 sono incaricati di proteggerli. Il radar del capitano scandaglia il cielo in cerca di eventuali aerei nemici. Ben presto appare qualcosa. Perdo il contatto, resto in attesa e dopo 30 secondi me lo ritrovo sullo schermo, mentre prima si era allontanato. Gli stavamo alle calcagna e adesso si stava avvicinando. L'AWACS conferma la sua identità, un MiG-29 jugoslavo.
sta puntando dritto sugli aerei americani. Il caccia vola a bassa quota e si trova a 40 km di distanza. Il radar dell'F-15 aggancia il bersaglio. Dozer spara due missili. Di solito se ne lanciano due quando hai una buona PK, vale a dire una buona probabilità di far centro. Dozer osserva i missili perdersi nel vuoto, ma l'oscurità nasconde un altro aereo presente in zona, invisibile perfino ai radar. Nel frattempo ho scoperto che tra me e il MiG stava volando un F-117. Prima della guerra avevo chiesto al pilota: se vi trovate nei paraggi quando ingaggiamo un MiG, non è che rischiamo di spararvi addosso? Lui mi ha risposto: tranquillo, non accadrà mai. I missili passano accanto alla cabina di pilotaggio dell'aereo Stealth, rischiando di abbatterlo. Il primo missile passa sopra l'aereo. Il secondo, poco sopra i suoi motori. A quel punto lui inizia a guardarsi intorno e realizza: sono finito in mezzo a un combattimento. Senza sapere di aver quasi abbattuto il bombardiere americano, Dozer segue la traiettoria dei suoi missili. Il primo si allontana, niente. Guardo che fine fa il secondo. E proprio mentre si perde nel vuoto, il bersaglio vira a destra e si dirige verso di me. Me lo trovavo in questa posizione. Dozer è qui. Il MiG-29, consapevole della sua presenza, vira a destra salendo di quota per intercettarlo. Il bombardiere, ancora invisibile, viene preso nel mezzo. Dozer vira a sinistra per avvicinarsi all'aereo nemico. Manovra verso il suo bersaglio usando il radar per orientarsi nel buio. Poi lancia un altro missile. L'F-117 mi comunica che il missile gli è appena passato davanti. Allora lo supero anch'io. Col terzo missile per aria, il MiG-29 effettua una brusca virata a sinistra, puntando dritto sull'F-15. Il pilota serbo si prepara ad attaccare, cercando di ingaggiare Dozer a distanza ravvicinata. Io sto picchiando. Il MiG vira a sinistra e viene verso di me, a una distanza di 3.000 metri. Mi si sono rizzati i peli sulla nuca. Il missile sfreccia contro il bersaglio. Poi una vampata. Ho visto una fiammata e il suo aereo che precipitava con una spirale. Io ho continuato a virare a sinistra e sono rimasto a guardare. Ero completamente assorto. Non avevo mai assistito a nulla del genere. È il suo primo abbattimento di MiG. Il caccia serbo precipita al suolo, avvolto dalle fiamme. Dozer esce dalla sua virata e riprende quota. Il pilota di F-15 torna nella sua posizione di copertura sopra la formazione dei bombardieri. Poi riprende il pattugliamento. Nella guerra moderna, nei cieli, c'è pochissima differenza tra giorno e notte. Le armi di precisione e i radar a lungo raggio hanno trasformato i duelli aerei in un confronto a distanza. E grazie ai progressi nel campo dell'elettronica, questa distanza diventa sempre più grande. La prossima generazione di caccia, come per esempio l'F-22 Raptor, avrà in dotazione anche la tecnologia Stealth. Con un F-22 i duelli diventeranno persino noiosi, il che è ottimo per noi, ma non per il nemico. Ma la tecnologia continua a progredire. Ogni innovazione stimola una nuova contromisura. La ricerca del dominio dei cieli, di giorno come di notte, continuerà ancora per molto tempo.